Salve a tutti amici, bentornati qui sul canale del vostro Alessandro e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi vi parlo nuovamente di smartwatch, vi presento i D206. Avete già sentito nominare questo smartwatch perché è stato ribrandizzato da varie aziende. Un aspetto interessante è il display, molto luminoso sotto la luce diretta del sole, luminosità automatica, settabile, una buona ergonomia, è davvero leggero al polso, completo di varie modalità di sport, ma l'aspetto fondamentale è l'assistente vocale integrato all'interno di questo smartwatch. Assistente vocale di Amazon che non sto qui a menzionare per non attivare i vostri dispositivi domestici, ve ne parlerò durante il corso di questa recensione, ma nel frattempo vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche, vi mando la sigla e ci rivediamo tra poco con il D206 di Yeoming. Iniziamo la nostra recensione partendo con l'unboxing della confezione di vendita. Avete già notato che è una confezione già vista su altri dispositivi di altre aziende che ho recensito in passato, una confezione abbastanza scarna, bianca, classica, con la dicitura, come vedete sul davanti, smartwatch your personal health tracker, sui lati liscio, sul posteriore è presente il QR da scannerizzare per scaricare l'app dedicata a Verifit e colorazione. All'interno è presente lo smartwatch scelto in colorazione nera, il cavetto USB con pin magnetici per la ricarica, manualistica inglese e francese. Un design quadrato, ben rifinito, cornice con finitura satinata, 40 mm, uno spessore di 12,5. Totalmente in policarbonato che a prima vista può sembrare in metallo, idem sulla parte posteriore ma con finitura opaca. Pin magnetici per la ricarica, in alto al centro un rilievo circolare dove alloggia la sensoristica. Sensore frequenza cardiaca, ossigeno, stress, giù in basso il nome dell'azienda appunto Yeoming. Cinturino in silicone semirigido da 20 mm con sgancio rapido, quindi intercambiabile. Sulla stonnatura in basso, sulla destra, è presente il microfono per interagire con il nostro assistente vocale di Amazon, ma non per le chiamate. Frontalmente è costruito in vetro un display da 1,7 pollici LCD TFT con risoluzione 240x280 pixel di ottima luminosità, quest'ultima settabile come accettato all'inizio e persino automatica. Si vede davvero chiaramente sotto la luce diretta del sole, pur avendo una bassa risoluzione, offre qualità e dettaglio. Cornici presenti, un pelino in più sulla parte bassa, ma non tanto incisive. Sulla destra è presente un singolo pulsante per illuminare lo schermo, accensione, con una singola pressione prolungata, richiamiamo l'assistente vocale di Amazon, una singola pressione, accediamo al menu completo dello smartwatch. Al suo interno è presente una batteria da 320 mAh, che offre un'autonomia di 6/7 giorni con tutte le notifiche, app, social, messaggi, chiamate attive, un peso di soli 40 grammi, abbastanza leggero, comodo al polso, resistente all'acqua 5 atmosfere, impermeabile quindi al 100%, possiamo lavare le mani, fare una doccia, utilizzarlo anche per lunghe immersioni perché dovete sapere che lui monitora anche il nuoto. Con uno swipe dall'alto verso il basso ritroviamo tutte le nostre notifiche, app, messaggi, social, cliccando su una qualsiasi è possibile leggerne l'intero contenuto o persino eliminarle. A differenza dei soliti smartwatch, quando arriva una notifica non andrà a visualizzare subito il contenuto, ma apparirà una notifica sullo schermo con l'icona di riferimento app. Solamente cliccando all'interno potremo leggerne il contenuto. Una funzione privacy davvero interessante, soprattutto utile per quando siamo in pubblico, all'aperto, evitando così di far leggere il contenuto della nostra notifica che abbiamo di fianco. Scorrendo
Dal basso verso l'alto troviamo la tendina di toggle rapidi. Su in alto visualizziamo la percentuale batteria, connessione e ora. È possibile impostare la modalità non disturbare, rotazione del polso, settare la luminosità, per ultimo ricercare il nostro smartphone. Da destra verso sinistra è il resoconto dei nostri passi con relativo grafico calorie, distanza, la misurazione del battito cardiaco, che farà partire nell'immediato la misurazione solamente quando lo abbiamo al polso. Diversamente lui ci avviserà con una notifica di andare ad indossarlo. Presente anche qui il grafico con le minime e le massime registrate H24. Sensore che lavora egregiamente, misurazioni precise, confrontato con il mio dispositivo medico da dito. Avanti la misurazione dello stress, idem anche qui il grafico con le minime e le massime, il meteo giornaliero, il controllo musicale riferito alla musica presente nel nostro smartphone. Di seguito le attività fisiche da svolgere, 14 in totale, nuoto in piscina, all'aperto, vogatore, ellittico, corsa, camminate e così via, provvisto anche di rilevazione automatica, facendole partire direttamente dallo smartwatch. In più è possibile settarne gli obiettivi, tempo, calorie e distanza. Con uno swipe da sinistra verso destra abbiamo accesso al nostro assistente vocale. La chicca principale più importante di questo dispositivo è possibile attivarlo, come vi ho già accennato all'inizio, anche con una singola pressione prolungata direttamente qui sul pulsante laterale. Semplicemente in fase di accoppiamento dello smartwatch allo smartphone entreremo nelle impostazioni appunto del nostro assistente, effettueremo il login e siamo pronti ad utilizzarlo. Vi mostro ora qualche piccola funzione che può svolgere questo smartwatch. Vado a premere, imposta luci scrivania sul rosso. Ora lui andrà alla ricerca del mio dispositivo. Sì. Avete visto? È riuscito ad intercambiare il colore dei miei neon posti qui sulla scrivania, tutte funzioncine diciamo interessanti per l'utilizzo quotidiano, soprattutto per chi ama avere e utilizzare i dispositivi smart in casa. È possibile avere informazioni sul meteo, proviamo anche questa. Che tempo farà domani? Ovviamente dovrà prendere il GPS direttamente dal nostro smartphone e ci dirà le previsioni meteo. È possibile impostare una sveglia, un timer, insomma non è un vero e proprio Echo, però le poche funzioni che fa lui le fa nel modo giusto. Con una singola pressione si accede al menu completo dello smartwatch. Ben strutturato, dati sanitari o meglio il report completo con i relativi grafici sui passi, calorie, distanza e attività fisiche svolte. Allenamento che racchiude le modalità sportive, o meglio le 14 attività sportive che possiamo svolgere, l'assistente, il record allenamento, frequenza cardiaca, la misurazione dell'ossigeno nel sangue, un buon sensore che offre risultati molto buoni, ripeto sempre indicativi, lo ripeterò sempre in tutti i miei video, misurazioni dello stress, guida alla respirazione, sonno, meteo, lettore musicale, cronografo, sveglia, timer, trova telefono e in ultima troviamo le impostazioni, dove è possibile abilitare la rotazione del polso, il non disturbare, cambiare le nostre watch face, luminosità, spegnimento e reset di fabbrica. Lui è compatibile con tutti i dispositivi Android a partire dalla versione 6.0 successive, iOS a partire dalla versione 9.0 successive. Ricordo sui dispositivi Android di lasciare sempre comunque l'app aperta in background, così da evitare di perdere qualche notifica o incorrere in spiacevoli disconnessioni. Un'ottima connessione per questo smartwatch Bluetooth 5.0 con un range massimo di 6-7 metri, con i muri al centro. Quando si disconnetterà, ci avviserà con una notifica. Quando ritorniamo nel range, lui si riconnetterà automaticamente. App in questione, VeriFit, che vi mostrerò, davvero tanto ottimizzata, mi è piaciuta, ve la mostro nelle immagini.
È scaricabile gratuitamente direttamente dal vostro store. Associamo il nostro dispositivo ID206, impostiamo i nostri dati. È presente il rapporto salute settimanale con tutti i dati registrati graficamente. Impostiamo gli obiettivi, ricerchiamo gli aggiornamenti software. Non frequenti, ma appena acceso per la prima volta, ha subito effettuato un upgrade. Home strutturata in sezioni dedicate, la prima riferita al resoconto dei dati registrati giornalieri, settimanali, mensili e addirittura annuali. La seconda riferita ai passi di stanza, riquadro dedicato all'attività o alle attività svolte, al nostro sonno, frequenza cardiaca, stress, ossigeno e peso, tutti con all'interno i grafici sull'andamento. Avanti la pagina dedicata allo sport. Su in alto andremo a scegliere lo sport da svolgere. È possibile impostare obiettivi, avvisi. Con un clic su avvio si ha accesso alla posizione tramite il GPS dello smartphone e faremo partire lo sport scelto con le relative misurazioni. In ultimo, la pagina dedicata ai settaggi dello smartwatch. In primis, il nostro ID206 connesso, percentuale batteria. Cliccando all'interno possiamo ricercare nuovi aggiornamenti, info, riavviare o cancellare il dispositivo. A seguire la sezione riferita alla personalizzazione del quadrante. Tante belle watch face a disposizione per tutti i gusti, una settabile a nostro piacimento. Proseguendo, scegliamo di notificare app social, messaggi e chiamate, impostare una sveglia, promemoria chiamate, monitoraggio frequenza cardiaca, promemoria di bere acqua, promemoria percorso e ciclo mestruale femminile. In basso, configurazione assistente Amazon. In ultimo, le impostazioni riguardanti il trovatelefono. Controllo musicale, rotazione del polso, notifica meteo, luminosità automatica, scorciatoie, modalità allenamento e lingua del dispositivo. Ragazzi, siamo giunti al termine di questa recensione per ID206 targato Yomig, uno smartwatch che mi ha stupito soprattutto per la grande luminosità del display sotto la luce diretta del sole, una buona autonomia, stabilità di connessione, misurazioni che si avvicinano tanto ai dispositivi medici, segno che sensore. Lavora davvero bene, ma l'assistente vocale integrato è la particolarità che attira la clientela. Sarà presente sulla nostra pagina Offerte Tech e non solo, dove pubblichiamo aggiornamenti delle offerte interessanti con tanti codici coupon. Lascerò anche qui sotto il link in descrizione se siete interessati all'acquisto. E mi raccomando, iscrivetevi numerosi al canale, attivate la campanella così da non perdere tutti i prossimi video futuri. Iscrivetevi su Instagram, Facebook. Commentate qui sotto, lasciate un bel like, condividete e noi ci vediamo ad una prossima recensione. Ciao!